la squadra lascia la sensazione in questo momento sta piuttosto bene e dobbiamo però essere consapevoli di affrontare una partita difficile contro una squadra che quando è in salute fisica diventa una squadra che gioca su livelli di intensità e di aggressività elevatissimi. Nell'ultima partita mi ha impressionato da questo punto di vista e diventa una difficoltà per tutti. In questo momento stanno bene, vengono da 3 vittorie in 4 partite e quindi sarà una partita estremamente complicata, come sono sempre le partite delle squadre di Gasperini quando sono in salute fisica. Noi dalla Juve non ci aspettiamo niente, noi bisogna pensare solamente alle 9 partite che dobbiamo fare noi, interpretarle tutte e 9 nella migliore maniera possibile e cercare di influire su quello che possiamo influire, quindi non ci interessa come sia uscita la Juve dalla Champions. A me lo spezzatino non piace, è antisportivo, perché la competizione sportiva prevede che si parta tutti dallo stesso punto e il traguardo sia per tutti allo stesso punto, e quindi la contemporaneità sarebbe l'ideale. Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è che ci sono 2 orari in cui le squadre a primavera non vorrebbero mai giocare, le 18 e le 12:30, e la Lega a noi è stata così disattenta che ci ha messo 2 partite consecutive a questo orario. Perché le 18 in questo periodo, a differenza dell'inverno in cui la sensazione è completamente la della partita notturna, in questo periodo è un orario stranissimo, perché giochi nella penombra, non è né buio né giorno, è una sensazione bruttissima, e le 12:30 perché è un insulto al cielo e penso che non ci sia giocatore che è contento di giocare alle 12:30. No, ma credo che tutte le squadre hanno dei punti deboli, poi dopo bisogna vedere se e quanto riusciremo a metterli in difficoltà, però questo è il nostro obiettivo, non è che andiamo a Napoli insomma, senza nessuna speranza, senza nessuna fiducia. Andiamo a Napoli per cercare di dare continuità prima di tutto come prestazione a questo nostro periodo. Poi noi non siamo e non ci riteniamo assolutamente fuori, abbiamo fatto dei risultati importanti che ci hanno rimesso a posto la classifica, però sappiamo benissimo che ci sono ancora tante partite e anche in quelle sulla carta proibitive come Napoli dobbiamo cercare di giocarle al meglio. Se poi saremo capaci di fare risultato anche a Napoli, allora saremo veramente fuori.